Ok, allora, come sempre, lascio per l'ultima ora del giovedì, cerco di lasciare sempre gli argomenti un pochino più leggeri, no? E quindi andiamo a riprendere il capitolo introduttivo. La volta scorsa avevamo parlato del modello tecnologico, il modello IT, che comprendeva sia la parte di hardware, architetture hardware, che la parte di architetture software, che anche la parte di rete, su cui abbiamo fatto essenzialmente solo un brevissimo accenno. L'altro aspetto che direi che è quello preponderante all'interno di questo corso è la vista funzionale del modello, dei modelli del sistema informativo. Quindi il punto di vista dei modelli funzionali, cioè i modelli che servono per descrivere le funzionalità che il sistema dovrà implementare. In realtà ci abbiamo già lavorato qua dentro, perché la parte di modellazione di processo e di modellazione dei dati appartengono proprio a questo livello di descrizione. No? Ci aiutano a spiegare che cosa fa il sistema informativo. No? Sono alcuni pezzettini, alcuni ingredienti che rispondono alla domanda: ma questo sistema informativo cosa fa? A cosa serve? Quali informazioni maneggia? E lì abbiamo fatto i diagrammi concettuali. Quali azioni permette di svolgere e con che criteri, e lì abbiamo fatto i diagrammi delle attività. Quindi, nello sviluppare modelli, diagrammi delle classi, ad esempio, diagrammi delle attività, ci siamo totalmente disinteressati di quello che è il modello tecnologico. Non abbiamo detto sì, ma qui ci serve un server, ne servono due, ci serve un database, ci vuole un'interfaccia web, non ci interessava. Sì, ogni tanto l'abbiamo richiamato alla mente, tanto per essere sicuri di parlare di qualcosa di concreto, no? Per fare degli esempi, per aiutarci a concretizzare un po' il ragionamento. Ma poi nel modello di processo, nel modello delle classi, non c'è nulla, no? Vedete che è una vista totalmente indipendente, ortogonale, rispetto allo stesso sistema informativo, che ha una sua componente fisica hardware, una sua componente fisica software, ma una sua componente funzionale che è fatta dai dati, dai processi, e poi vedremo, infatti il prossimo capitolo che apriremo la settimana prossima, con un piccolo intervallo davanti, di introduzione per arrivarci, però sarà il capitolo sui casi d'uso, no? Che sarà una vista ancora più concreta rispetto a quella di attività sulle funzioni che svolge il sistema informativo. Quindi le attività, diciamo, gli esercizi, no? Che abbiamo imparato, abbiamo cominciato a fare in queste settimane, ricadevano a pieno titolo dentro questa visione funzionale del sistema informativo. Che cosa fa? Quali funzioni svolge? Quali informazioni maneggia? Dicevamo la volta scorsa che il sistema informativo per gestire, dal punto di vista puramente tecnologico, il sistema informativo per gestire, che ne so, un social network, un sistema informativo per gestire una banca, si somigliano molto, perché alla fine le tecnologie sottostanti sono comunque computer, sono comunque server, sono comunque dischi, sono comunque database, sono comunque applicazioni web. Quindi a vederle così si somigliano tutti. Poi c'hanno dei problemi di scalabilità, di dimensione diversa, per carità. Ma dal punto di vista funzionale sono radicalmente diversi, cioè la stessa tecnologia svolge funzionalità completamente diverse, verso utenti completamente diversi, no? Come anche noi avevamo nel modello di attività, già avevamo un'identificazione di qual è una categoria di utenti che può fare certe cose e un'altra categoria di utenti che ne può fare altre. Quindi sono questi due punti di vista che complessivamente vanno tenuti in mente, ma ci si può ragionare, no? Separatamente. Noi abbiamo fatto questa divisione proprio per aiutarci a concentrarci in alcuni aspetti per volta, e l'sforzo nostro sarà sempre quello di continuare a mantenere la visione d'insieme. Quindi il modello funzionale risponde alla domanda: che cosa il sistema informativo dovrà fare, o deve fare, o fa, se esiste già, no? In modo astratto e indipendente rispetto al modello tecnologico di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, o anzi due, e che invece è più relativo all'hardware. E in particolare le tre dimensioni che del modello funzionale, anche qua poi ognuno, ci sono vari modi di descrivere queste cose, ma le tre dimensioni principali che affronteremo in questo corso è la modellazione di processo, che
di cui noi abbiamo iniziato a fare qualcosa, diciamo così, di abbastanza basso livello da questo punto di vista, che sono i diagrammi di attività UML, la modellazione dei dati, in cui abbiamo lavorato con i diagrammi delle classi, e la modellazione dell'interazione con gli utenti, che è uno zoom, lo vedremo, più dettagliato rispetto alle attività. E appunto il prossimo argomento che apriremo. Per quanto riguarda il modello di processo, noi siamo partiti da una descrizione che vi ho detto un pochino più di basso livello, un pochino più dettagliata, cioè i diagrammi delle attività. In realtà può aiutare anche provare a vedere questi activity diagram nel contesto organizzativo, sempre dal punto di vista funzionale, in cui sono inseriti. Ad esempio, questi diagrammi dove è andato? Questo modello CRASO, no? Che è un acronimo, la sigla CRASO, è un modo per modellare, per permetterci di descrivere quelle che sono principalmente le interazioni tra i vari tipi di processi. Quindi è una vista un pochino più elevata, un pochino più astratta rispetto a quella degli activity diagram. E ci serve per descrivere processi. Noi non avevamo mai finora definito con precisione che cosa intendevamo come processo. Vi ho buttato in activity diagram dicendo sono cose che il sistema fa, no? Cercato di dirlo un po' meglio all'epoca, ma alla fine il concetto era cominciamo a fare e lo capiamo facendo, no? In realtà il sistema informativo, se torniamo alla sua definizione, non ha processi suoi. Il sistema informativo deve gestire dei processi aziendali o processi dell'organizzazione. Quindi innanzitutto dobbiamo capire quali sono i processi dell'organizzazione e all'interno di questi capire quali porzioni possono essere svolte dal sistema informativo. Perché se ci partiamo chiedendoci cosa fa il sistema informativo, non rischiamo di non allinearci con quella che è la realtà produttiva dell'organizzazione. No? Partiamo sulla carta a disegnare un sistema informativo che secondo noi fa cose buone. Invece il percorso dovrebbe essere l'inverso. Partiamo dai processi di business e all'interno di questi capiamo cosa può fare il sistema informativo. No? Un esercizio molto doloroso ma molto utile. Voi prendete una qualunque normativa a caso, un regolamento che può essere il regolamento della bocciofila, quello degli esami, una legge dello Stato, che descrive dei processi. Descrive che certe cose devono essere fatte in un certo modo. E provate a immaginare dove e come possono essere inseriti i sistemi informativi per supportare questi processi. E lì capite la distanza tra le due, perché poi in molti casi i processi di business non sono chiari, non sono formalizzati, non sono mai due volte uguali a se stessi, mentre noi invece abbiamo bisogno di qualcosa di preciso su cui costruire. Quindi questa è la parte, se vogliamo, più di alto livello, ma anche la più complessa, riuscire a fare ordine nel caos del quotidiano, dell'attività. Da qualche parte bisogna farlo. Allora, può essere utile provare a modellare i processi attraverso una serie di attività che vengono svolte e le connessioni tra queste attività. Poi ciascuna di queste attività sarà il nostro activity diagram, ma poi come si legano tra di loro queste varie attività? No. Allora, noi adesso cerchiamo, no, di concentrarci su questo. Questa frase non la commento, se non mi arrabbio troppo. Ok, quindi questo processo è una sequenza o una serie, un insieme di attività, non necessariamente una sequenza nel senso temporale, una serie di attività che vengono svolte da una o più organizzazioni, in uno o più luoghi, usando alcuni insiemi di risorse. Definizione molto vasta. Però sappiamo che qualcuno, organizzazioni, fa qualcosa, attività, usando certe risorse. Sul tema risorse non è un tema dell'aspetto funzionale, ok? Ci torneremo sulle risorse verso la fine, nell'ultimo capitolo, quando parleremo di KPI, perché andremo a vedere qual è
il costo in certo senso di eseguire certe azioni. Per ora non abbiamo parlato di risorse perché la funzionalità erogata era l'unico punto di vista che avevamo in questo momento. Queste attività vengono svolte o su beni materiali o su beni immateriali, cioè informazioni. Già capiamo che sulle informazioni, sui beni immateriali, il sistema informativo fa la parte del padrone, sugli oggetti materiali, a meno che non stiamo pensando a un sistema di controllo della produzione, il sistema informativo può solo aiutare, non può intervenire direttamente. Il tutto per soddisfare le richieste di servizio di prodotto da parte dei clienti o degli utenti, prodotto o servizio che può essere a sua volta sempre materiale o immateriale. Allora, il modo per riassumere tutta questa definizione lunga che ha mille fattori, un modo, no, abbastanza semplice, anche qua grafico, perché a noi piace avere colpo d'occhio, è questo modello, non so se l'avete già incontrato in altri corsi, ma vi facciamo un flash, modello di processi che è basato su questi 5 ingredienti. Cliente, richiesta, attività, organizzazione e output. Quindi un processo descrive le attività per ottenere un output, un risultato, un prodotto, sulla base di una richiesta che proviene da un cliente e usando le risorse di una o più organizzazioni. No? Questi ingredienti sono tutti e 5 qua. E lo rappresentiamo con un disegno di questo tipo. Qui stiamo in qualche modo disegnando un modello di un processo reattivo. Il processo reattivo è un processo che di fronte a una richiesta produce una risposta, un output, sotto forma di servizi o prodotti. Reattivo perché il processo, in teoria, se non ci fosse nessuna richiesta, lui non dovrebbe produrre nessun output. È una tipologia, in altri casi invece abbiamo modelli più proattivi. Io comincio a produrre una risposta in attesa della richiesta che può arrivare oppure potrò stimolare. Però il caso più semplice è questo. Mi arriva una richiesta, potrebbe anche essere una richiesta autogenerata in previsione di, no? E questa richiesta fa scattare, attiva, triggera, lancia, usate il verbo che volete, una serie di attività che servono per arrivare all'output. Queste attività sono comprese dentro il processo, che qui è modellato sotto forma di questo rombo strano, rombo freccioide, non so come chiamarla questa forma. Immaginateci che ciascuna di queste attività possa corrispondere a uno o un paio di activity diagram di quelli che abbiamo disegnato. È il loro insieme che fa l'hackathon, cioè è il loro insieme che fa il processo che risponde alla richiesta e produce un output finito. I singoli activity diagram fanno solamente una fettina, un pezzettino. Poi la loro collaborazione messa insieme fa il risultato finale. Ecco, la cosa che nel nostro esercizio non avevamo apprezzato è il fatto che queste varie attività potessero essere portate avanti da livelli organizzativi diversi. Queste organization che tagliano il processo in verticale, no, stanno a indicare o diverse unità organizzative interne alla stessa azienda oppure unità organizzative esterne, di aziende diverse. A un certo punto parte delle attività devono essere svolte da una parte dell'azienda, da un ruolo funzionale, da un ruolo organizzativo, un'altra parte delle attività da un altro ruolo e così via. Tutto però concatenato dalla stessa richiesta. Quindi una stessa richiesta scatena o richiede delle attività, di compiere delle attività da parte, in modo coordinato, da parte di varie organizzazioni, quindi organizzazioni ricordiamo che usiamo come termine più generale possibile, qui organizzazione 1, 2, 3 possono essere tre uffici
all'interno della mia azienda, tra settori, tra reparti diversi, oppure possono essere tra aziende diverse, che però si sono messe in partnership, hanno fatto un accordo per poter produrre un certo tipo di prodotti, che dal punto di vista del cliente finale è invisibile la cosa. Il cliente finale fa una richiesta e ottiene un risultato, che poi questo risultato sia ottenuto attraverso attività svolte da aziende diverse che hanno un accordo per poter, diciamo così, fare questa fase di produzione, al cliente non interessa quasi. È chiaro che dal punto di vista contrattuale, burocratico, organizzativo, è completamente diverso dire che organizzazione 1 sono io, organizzazione 2 è il mio compagno di banco, oppure dire che è una multinazionale che ha sede in India, no? Le cose sono un po' si complicano un tantino di più se usciamo dai confini dell'azienda, dal punto di vista economico, contrattuale, eccetera, eccetera, della comunicazione, della condivisione delle informazioni, della condivisione dei sistemi informativi. Se sono aziende diverse, ognuno avrà il suo, quindi tutto si complica, ma visto dal punto di vista dell'esecuzione dell'attività, concettualmente è la stessa cosa. Io ho l'attività 1 che a un certo punto dovrà produrre dei semilavorati di informazioni o beni, per materiali o immateriali, quindi informazioni e oggetti, che poi vengono in qualche modo rielaborati dall'attività 2 e 3 da parte di un'altra componente organizzativa. R, A, S, O, no? Request Activity, Organization, con la S, fate finta che inizia con S, e O di Output. Manca la C di cliente, che è la sopra, che è quello su cui, in qualche modo, da tutto parte e tutto arriva. Nel senso che quella richiesta iniziale arriva dal cliente, speriamo di averne tanti, e l'output finale viene ovviamente dato al cliente stesso come risultato della sua richiesta. Questo è il modello concettuale molto schematico, no? Che ci aiuta a identificare questi 5 ingredienti nei nostri processi. Noi finora, dicevamo, delle 5 lettere ci siamo concentrati sulla A, sulla A di activity. Ecco, se però ragioniamo su quanto si può espandere questo rombo, questo processo, vediamo che la complessità funzionale e organizzativa sono anche molto diverse. Ad esempio, noi abbiamo un esempio di processo monofunzionale, cioè l'intero processo viene supportato da un'unica unità funzionale organizzativa dell'azienda. Cioè, immaginate di avere il reparto di contabilità a cui viene chiesta un'informazione. Ma quanto abbiamo speso negli ultimi 6 mesi per benzina dei nostri mezzi, per carburante dei nostri mezzi? Allora, questa è una richiesta che scatena una serie di attività all'interno del reparto contabilità, dove devo andare a raccogliere i dati, andiamo a vedere fatture, filtrarle, organizzarle, sommarle, dividerle per mesi e poi fare un rapportino e pubblicare questo rapportino. L'intero processo, dalla richiesta alla produzione dell'output, si svolge all'interno dello stesso reparto. Sarà una persona a farlo, saranno in 2, saranno in 3, non lo so, ma so che la responsabilità organizzativa è una sola, è in capo a una sola specifica unità organizzativa. In questo caso, se vogliamo, anche il cliente, quasi quasi, è un'altra unità organizzativa, è interno, no? È una richiesta interna, da parte di un altro dipartimento dell'azienda, della stessa azienda, no? Perché non è che un'azienda esterna viene da te e ti chiede i dettagli delle tue spese. No? Allora, di processi di questo genere ce ne sono molti. Sono i più semplici da gestire perché dal punto di vista della responsabilità organizzativa è centralizzata. C'è solo quell'ente lì che è coinvolto. Dalla richiesta alla produzione dell'output. Dalla R alla O. Quindi tutte le activity sono in capo organizzativamente allo stesso unità. Diversi sono i processi interfunzionali in cui la richiesta è una, la risposta è una, ma l'esecuzione della richiesta coinvolge attività svolte da
funzioni diverse, interfunzionale, funzioni organizzative diverse. Quindi ad esempio c'è un esempio di un processo che gestisce un processo di consegna dall'ordine alla consegna merci, e questo viene gestito in parte dall'ufficio acquisti, in parte dall'ufficio trasporti, ufficio, dipartimento, insomma chiamateli come volete. E ognuno, ogni funzione, ogni dipartimento ha le sue responsabilità, ha le sue attività, ma per eseguire questo processo, per avere il risultato a fronte di questa richiesta, è necessario coinvolgere entrambe. Quindi le attività sono svolte da persone diverse che però afferiscono a unità organizzative diverse. Questo dal punto di vista del processo non cambia nulla. Sono sempre attività che devono essere in qualche modo concatenate. Dal punto di vista organizzativo è un po' più complicato, perché comunque tracciare la responsabilità diventa più complesso, perché non hai un punto di responsabilità unico, ne hai vari. Quindi quando qualcosa va storto, oppure quando c'è qualcosa da migliorare, oppure c'è qualche aspetto di questo processo da modificare, non decidi più solamente tu in casa, devi cominciare a coinvolgere altri enti. Dal punto di vista tecnico dipende. Se il dipartimento 1, il dipartimento 2, le varie funzioni che sono coinvolte afferiscono allo stesso sistema informativo oppure no. Cioè, dal punto di vista dei sistemi informativi, che differenza c'è per il fatto che questa azione venga svolta da un dipartimento diverso rispetto a quell'altra azione? Allora, se tutti i dipartimenti usano lo stesso sistema informativo e il sistema informativo è già stato pensato per tutta l'azienda, non c'è nessuna differenza, dal punto di vista tecnico non ce ne frega niente. Ma se così non fosse, allora dal punto di vista tecnico cambia tutto, o cambia molto. Perché dire che l'output di questa azione serve per poter iniziare a condurre quest'altra azione, significa che io devo in qualche modo sincronizzare e far parlare sistemi informativi diversi. Oppure, peggio ancora, magari una di queste azioni non è supportata da nessun sistema informativo. Per cui a un certo punto devo prendere a mano le cose che ha fatto questo signore e caricarle in questo sistema per poter fare spedizioni. Quindi l'interfaccia tra una funzione organizzativa e un'altra può essere un possibile punto di rottura per il sistema informativo. Rottura nel senso di interruzione, non che si spacca. Potrei avere una soluzione di continuità in questo punto che mi obbliga a fare attività aggiuntive o di conversione dati o di integrazione di sistema, oppure anche di operazioni manuali in certo senso. No? Quindi se diciamo così, l'azienda è dal punto di vista del sistema informativo unica e compatta, è molto più facile gestire anche processi di questo genere, anzi mi sono addirittura avventurato a dire che dal punto di vista tecnico non cambia nulla che sia mono o interfunzionale, se tanto il sistema è uno solo. Però è facile ragionare in questo modo se l'azienda è piccola, diventa difficile se l'azienda è molto grande e alcuni dipartimenti magari sono più in crescita di altri, alcuni non esistevano 10 anni fa quando è stato fatto il sistema informativo di altri, e allora diventa più difficile avere un'integrazione unica su tutto, avere un sistema unico. E poi c'è il passaggio ancora aggiuntivo in cui le varie fasi dell'elaborazione della richiesta debbano far capo a organizzazioni addirittura diverse. Cioè se io anche qui ho un sistema di e-commerce, no? In cui ho un merchant, qui c'è l'esempio di Amazon, che riceve l'ordine, poi ordina la merce da un certo fornitore e la fa consegnare da un'altra azienda che fa la logistica, sono come minimo 3 aziende diverse che sono coinvolte in ogni singolo ordine. No? Il negozio, il fornitore e il trasportatore.
comprate su Amazon, dice bene venduto da Tizio. È un fornitore diverso a cui viene passato l'ordine. Ma la consegna a volte avviene, anzi no, a volte sempre avviene attraverso un corriere, perché non è che puoi pensare che ogni negozietto abbia il suo corriere che gira per tutto il mondo. Quindi in questo caso è un'integrazione che è sicuramente molto complessa. Perché le varie fasi devono essere svolte da persone che lavorano in aziende diverse. Che è assolutamente, è abbastanza improbabile che usino, che condividano lo stesso sistema informativo, salvo un'eccezione. L'eccezione è se uno di questi entità, se una di queste entità, se una di queste organizzazioni ha una dimensione, un potere molto più grande degli altri. Allora, se tu vuoi vendere qualche cosa online e vuoi venderlo attraverso Amazon, loro ti dicono fai così, usa il mio sistema informativo, carichi sul mio catalogo i tuoi prodotti, li cataloghi in questo modo, definisci i prezzi così e taci. E sii contento che io ti vendo i prodotti. Senza andare lì, qui a Torino abbiamo la Fiat, adesso si chiama FCA, che quando ha definito i propri sistemi informativi ha mandato una letterina ai propri fornitori, che erano tutte le aziende meccaniche del territorio, no? Voi ne conoscete molte, che lavoravano quasi tutti per l'indotto Fiat, fornitori di varie parti, lavorazione, eccetera, eccetera. Quando hanno deciso di creare i sistemi informativi hanno mandato una letterina dicendo cari fornitori, dalla tal data noi useremo questo meccanismo per fare gli ordini, questo meccanismo per la documentazione tecnica, eccetera, eccetera. Punto. Cioè, arrangiatevi, adeguatevi. Vi mettiamo a disposizione un sistema per fare le cose, oppure pensate voi a integrare il vostro sistema informativo con queste specifiche che vi diamo noi. Punto. Oppure potete dimenticarvi di essere i nostri fornitori. Allora, quando ci sono dei rapporti di forza di questo genere, è chiaro che c'è un sistema informativo dominante, in questo caso non so, quello della prima azienda, a cui le altre organizzazioni in qualche modo si devono adeguare. Adeguare in due modi, in un certo senso. O semplicemente l'azienda dominante offre ai propri fornitori un accesso al suo sistema informativo. Se tu vuoi vendere qualcosa su Amazon o su eBay, se sei un venditore, hai una serie di funzionalità pensate per te. Sul sistema informativo di Amazon tu carichi il tuo catalogo. Quindi tu sei un'azienda diversa, ma lavori sul sistema informativo della prima azienda. Offerto, messo in prestito, insomma, messo a disposizione dalla prima azienda. Non hai un tuo sistema informativo. Oppure, servizi di logistica, invece magari sono aziende già grandi, cioè tu pensa, non so, un DHL, un FedEx, gente che ha, insomma, chi possiede magari 100 aerei jet intercontinentali non è proprio l'ultimo arrivato, no? Anche dal punto di vista economico, quindi non è che puoi dirgli adesso domani fai così. Allora, in questo caso, quando hai più aziende di uguale forza o dimensione, in qualche modo devono lavorare insieme sull'integrazione dei rispettivi sistemi informativi. Cioè non è che puoi pensare che l'omino e il DHL, che hanno un sistema informativo super ottimizzato, ci sia un omino che vada a caricare a mano o vedersi a mano gli ordini sul sito di Amazon, no? C'è bisogno di un certo tipo di integrazione automatica in cui i sistemi informativi si parlino, in cui a questo punto gli impiegati dell'azienda A lavorano sul sistema informativo dell'azienda A, gli impiegati dell'azienda B lavorano sul sistema informativo dell'azienda B, ciascun sistema informativo è ottimizzato per i propri processi, per i propri impiegati, per il proprio business, ma i due sistemi informativi si parlano. Ognuno lavora a casa propria, ma c'è stato un lavoro di integrazione di sistema. Qualcuno si è fatto male a capire come funzionava il sistema informativo dell'altro, quali funzionalità metteva a disposizione e quindi come fare a intrecciarle con le nostre.
a volte queste cose sono basate su standard, ma la maggior parte delle volte sono basate su connessioni 1 a 1, punto a punto. Sicuramente l'integrazione che c'è tra Amazon e DHL, tanto per dire una, non è uguale a quella che c'è tra Amazon e Federal Express, che è un altro corriere molto grande. Qualcuno ha scritto il codice per l'una e ha fatto un pezzo di sistema informativo per l'altra. Chi lo fa? Non lo so. Chi ha pagato questa cosa? Se l'ha pagato l'una azienda oppure l'altra? Se l'ha pagato il negozio oppure il corriere? Non lo so. Probabilmente questa è una parte puramente di negoziazione. C'è un lavoro di integrazione da fare, senza il quale A e B non si parlano, poi A e B dovranno mettersi d'accordo, uno sulla parte tecnica, sui protocolli, su come scambiarsi questi dati, su come far passare l'ordine, e due su chi paga questo lavoro, a chi sta, no? La patata bollente, questo però no, prescinde dall'aspetto tecnico. Quindi qua sicuramente c'è una complessità maggiore anche dal punto di vista tecnico, e i nostri cari activity diagram, quando abbiamo un segnale che parte da un activity e viene ricevuto da un'altra activity, finora lo pensavamo così eventualmente. Varie activity che comunque fanno parte sempre dello stesso sistema informativo, magari vengono recepite da un dipartimento diverso, ma infine siamo sempre in casa, no? Se siamo in un caso di questo genere, invece mandare un segnale a un altro sistema informativo può voler dire coinvolgere un'altra azienda, mandare un ordine a un'azienda esterna. In questo caso le cose si complicano anche e soprattutto perché il modello concettuale non è più condiviso. Cioè, se io ho più reparti che condividono lo stesso sistema informativo, i dati li vedono tutti, sono a disposizione di tutti, le classi, il diagramma delle classi. Se invece ho aziende diverse, ciascuno col suo sistema informativo, ciascuna avrà il suo modello delle classi, i suoi database, le sue informazioni, e io non posso vedere quelle dell'altro. Io posso solo vedere le mie informazioni più le date di informazione. Dove sono andato? Sono andato avanti, sono andato indietro. Ops, ho sbagliato freccia. I miei dati, le mie informazioni più gli eventuali dati che vengono trasmessi insieme a questa freccia. Quindi i vari activity diagram, questo activity diagram qua farà riferimento al modello concettuale di questa azienda, al database, ai dati, alle informazioni gestite dal sistema informativo di questa azienda. Questo activity diagram farà riferimento alle informazioni gestite dal sistema informativo di quest'altra azienda. Quindi stiamo progettando tanti sistemi diversi separati, ciascuno che vede solamente un pezzo, perché è il pezzo che gli interessa dal punto di vista del suo business, della sua azienda, ma che in qualche modo però devono scambiarsi una parte di informazione per permettere di andare avanti. Ok? Quindi, oltre che ovviamente le complicazioni dal punto di vista contrattuale e organizzativo, che voi ben capite a me poco interessano, le complicazioni dal punto di vista tecnico invece sono molto più grandi. A partire dal fatto che il cliente è uno solo, di solito. E di aziende che sono coinvolte e di passaggi di mano da un'azienda all'altra ce ne sono molti, la solita domanda è: e se qualcosa va storto, di chi è la colpa? No? Impostazioni di questo genere che sono molto frequenti, no? Adesso questa è integrazione orizzontale, ma meccanismi di outsourcing di questo genere ce ne sono molti. Ah, io faccio il mio sito in cui vendo, che ne so, i fumetti usati, e però per il pagamento uso il servizio di una banca che gestisce le transazioni via carta di credito. Perché non mi metto a farlo io, perché io non sono una banca, non posso fare contratto con la Visa, con la Mastercard, no? Devo appoggiarmi su un servizio bancario già esistente. Quindi anche nella cosa più semplice uno va a integrarsi dentro dei pezzettini di aziende esterne. Però rispetto, se ho qualcosa storto con la transazione, rispetto all'utente finale, la responsabilità continua a essere mia. Quindi facciamo attenzione, perché chi riceve l'ordine dal cliente è responsabile dell'intera catena. Gli aspetti legali, organizzativi, va bene, ma anche gli aspetti tecnologici. Se io vado a integrarmi con un sistema informativo di un fornitore che funziona male, è il mio cliente che vede che la sua richiesta non viene evasa.
Quindi non, anche dal punto di vista tecnico è bene sempre non sottovalutare il fatto che io mi, è vero che mi sgravio di un lavoro perché mi appoggio su qualcun altro, se però questo qualcun altro non è affidabile come me o di più, io sto peggiorando il mio livello di servizio, sto introducendo degli errori nei miei processi, perché mi sono affidato a appunto, una partnership, diciamo così, che non mi dà le garanzie che io voglio dare al mio cliente. E in epoca di tagli di costi, questo pensiero dobbiamo farlo molto spesso. Sì, sì, taglio il costo perché faccio outsourcing ai programmatori indiani di una certa funzionalità, ma poi non è che questo risparmio, no, lo pago da un'altra parte in un'affidabilità minore o in un costo maggiore non andare a recuperare i problemi. Poi per carità, magari fanno un lavoro eccellente, però a volte si ragiona solamente, no, si tende oggi a ragionare molto in questo modo, no? Ciò che posso mandare fuori, delegare ad altri, lo faccio. Però c'è sempre il rovescio della medaglia che quasi sempre è sotto forma di qualità, è sotto forma di costo di assistenza, se qualcosa va storto ci sono persone che dedichino tempo a correggere i problemi e questo costo dovrebbe compensare in qualche modo il risparmio che ho dall'altra parte. Quindi noi qua lo vediamo quando devo andarmi a integrare con qualcosa che non funziona bene e allora va a compromettere l'intera catena. Questo lo riprenderemo in modo quantitativo quando parleremo dei KPI, dove su diagrammi di questo genere andremo a mettere degli indicatori numerici che ci permettono di valutare quanto bene vengono eseguiti questi vari processi. Questo è il livello, dicevamo, livello alto. Quindi come una determinata richiesta si trasforma in una esecuzione di un ordine, cercando di vedere quali sono le entità coinvolte e le azioni corrispondenti in carico, in capo a ciascuna di queste entità. Poi il livello più basso è quello di andare a prendere ciascuna di queste entità, spacchettarla e vedere che cosa c'è dentro, no? Che è quello che abbiamo fatto finora con i diagrammi di attività. Finora abbiamo lavorato dentro questa scatolina, adesso abbiamo fatto un passo indietro, preso un po' d'aria, visto, ma queste scatoline qua tra di loro come si parlano? Dove sono messe? Chi le fa? E quindi c'è tutta la parte di diagrammi di attività, diagrammi di processo o formalismi analoghi, questo è un altro formalismo grafico, BPMN si chiama, che è molto simile a quello di diagrammi di processo. Alla fine ci sono sempre le sequenze, le scelte, l'invio e ricezione di segnali, cose di questo genere. E anche qua c'è un formalismo simile a quello del swim lane, in questo caso gerarchico, azienda, reparto, azienda, company, reparto 1, 2, 3, e un'altra azienda, in questo caso il cliente. Quindi, scusa. Quindi in formalismo simile ce ne sono non dozzine, ma diversi formalismi analoghi. Questo tra l'altro è uno strumento, non solo di, è una videata presa da uno strumento, non solo di modellazione, ma anche di esecuzione del processo. Cioè una volta che ho disegnato questo, lui mi può generare la parte del sistema informativo che gestisce queste attività qua, che ti genera già direttamente, non tutta l'applicazione, perché poi ci sono tutti i dettagli da andare a mettere, i controlli, eccetera, ma almeno lo scheletro delle funzioni da eseguire. Ecco, il livello successivo ancora, quindi siamo sempre nell'ambito funzionale, siamo partiti da una o più organizzazioni che devono gestire un processo, abbiamo visto che questo processo si decompone in attività che se siamo fortunati sono tutte all'interno della stessa azienda, se no ci dobbiamo complicare la vita, e molte di queste attività coinvolgono l'interazione con gli utenti, devono essere portate avanti attraverso un'interazione con un utente. Allora, a livello più, scendendo ancora a livello un pochino più basso, quindi all'interno di ciascuna di queste azioni, ci chiediamo quali sono le azioni che il sistema informativo deve permettere all'utente di compiere. E a quale utente? E in quale modo? Finora abbiamo
descritto il sistema dal punto di vista del sistema stesso, cioè dal punto di vista delle operazioni che il sistema deve fare per giungere al risultato. Bene, questo è ciò che dobbiamo fare, arrivare al risultato. Per arrivare al risultato decomponiamo in tanti passi e diciamo quali sono questi passi. Ciascuno di questi passi, tranne quelli di cui abbiamo detto che il sistema informativo è capace a fare da solo, e quindi abbiamo messo nella colonna, nella swim lane del sistema informativo, in ciascuna di queste altre azioni invece deve esserci il coinvolgimento di un utente. Allora, per andare avanti con la progettazione del sistema informativo dobbiamo metterci dal punto di vista dell'utente adesso. Allora, se l'utente guarda il sistema informativo, cosa vede? Vede delle funzionalità che lui come utente può attivare nel sistema, delle cose che può fare, che corrispondono circa alle singole azioni, ma a volte sono più dettagliate delle singole azioni definite nel modello. Cioè, per fare un esempio, nel nostro diagramma dell'attività dell'hackathon avevamo messo un'unica azione che si chiamava crea l'hackathon. Giusto? Allora, visto che il singolo hackathon ha una serie di informazioni che deve contenere, non è detto che ci sia un'unica pagina, un'unica videata, un'unica azione, crea, dammi tutti i dati e poi alla fine salva. Magari la creazione dell'hackathon è un processo su più fasi, su più passaggi. Oppure ancora, avevamo, forse ancora meglio come esempio, avevamo scegli il giudice. Allora, scegli il giudice effettivamente, nella sua stupidaggine, è un'attività abbastanza articolata, perché l'utente può voler scegliere un giudice tra quelli che esistono già, oppure inserirne uno nuovo, e quindi mi serve sia la ricerca degli iscritti per vedere se c'è uno che mi piace da invitare come giudice, oppure, una volta che l'ho trovato, invitarlo, quindi scrivere un messaggio di invito. Quindi le azioni che l'utente fa, o meglio, le interazioni che l'utente fa col sistema, sono più articolate rispetto alla semplice azione. Cioè, in un'azione diciamo alla fine cosa deve essere fatto. Ricordate cosa vi dicevo quando parlavamo del blocco azione? Che da prima dell'azione a dopo l'azione qualche cosa è cambiato nel modello concettuale. Ho un dato in più, ho un dato è cambiato. L'azione ha lasciato, nel suo complesso, ha lasciato traccia nel sistema informativo. Quello era ciò che rendeva l'azione in qualche modo atomica. Un blocco che, se viene eseguito, fa qualcosa. Però non è detto che quel blocco, per ottenere quel risultato, possa essere eseguito in un passo solo da parte dell'utente. Allora, questa modellazione che è detta di casi d'uso, ribalta, rovescia il sistema informativo e dice, ok, quelle azioni come sono viste da parte dell'utente? Quali sono i casi d'uso, li definiremo come le sequenze di interazione che l'utente può compiere col sistema? Okay, questo è il prossimo capitolo in cui entreremo. Quindi è il livello ulteriore in cui non solo ci chiediamo quali azioni il sistema deve supportare, azioni, chi è responsabile e poi qual è l'effetto sul modello concettuale. Ma ci chiederemo anche come l'utente interagisce col sistema per poterle fare, per poterle condurre a termine. Quindi diremo ad esempio che l'utente di tipo cliente ha un'attività di scelta del libro. Quindi se siamo sull'esempio di Amazon di prima, io posso vedere i vari libri e scegliere uno che mi piace, o semplicemente guardarli e basta perché mi piace, perché voglio leggere le nuove uscite, voglio leggere le recensioni. Oppure posso decidere di comprare, che sono due azioni diverse. Quindi io quando accendo il computer mi dico, ok, adesso vado a dare un'occhiata alle ultime novità. Oppure mi dico, adesso voglio comprare un libro. So già magari quale libro voglio, e quindi vado diretto al punto. Oppure do un'occhiata alle ultime novità, c'è qualcosa che mi piace e allora lo compro.
Quindi in qualche modo il sistema informativo deve offrire all'utente delle azioni che l'utente può voler fare. Noi quando accendiamo il computer non diciamo mai accendo il computer per fare un po' di click o per aprire delle pagine. Diciamo sempre adesso accendo il computer perché mi devo iscrivere all'esame, perché devo comprare un libro, perché voglio vedere gli orari dei treni. C'è sempre un motivo, non uno scopo. Perché voglio cazzeggiare un po', ma va bene, ma è uno scopo anche quello. So cosa voglio fare, ok? So qual è l'obiettivo che voglio raggiungere. Il che voglio o che devo raggiungere, per carità. Quando dico mi devo pagare le tasse, non è proprio che lo voglio, in senso così di desiderio. Però so che in quel momento mi metto lì e voglio raggiungere, voglio arrivare a quell'obiettivo. Ok? Quindi l'utente, quando interagisce col sistema, interagisce per passi. Se voi lavorate a computer e poi vi chiedo cosa avete fatto, voi mi dite cosa avete fatto. Se vi chiedo quante pagine avete visto, quanti click avete fatto, non lo sapete. Perché non ragioniamo così. Perché le pagine viste e i click fatti sono dei passaggi intermedi degli strumenti per arrivare a un certo obiettivo. Di senso compiuto per me. Se io ho detto mi voglio registrare l'esame, poi a un certo punto non mi ricordo la password, vado nella data, non c'è ancora, eccetera, eccetera, non sono arrivato alla fine, non l'ho fatta quella cosa. Ho fatto dei click, ma poi non sono arrivato alla conclusione. Ok? Allora, la domanda che ci faremo è quali sono le attività di senso compiuto per l'utente che il sistema informativo mette a disposizione? Cioè, il sistema informativo ovviamente ha delle azioni da supportare. Queste azioni le deve presentare l'utente sotto forma di pacchetti di attività, ciascuno dei quali abbia un senso per lui. L'utente sappia quando inizia e quando finisce una certa attività e quindi la può compiere. Quindi in qualche modo stiamo rigirando le varie attività, azioni che sono all'interno delle activity, togliamo quelle che non coinvolgono l'utente e per ogni utente andiamo a chiederci quali sono i momenti decisionali, no? Che lui può decidere di fare. È semplicemente, è quasi una rilettura delle stesse cose da un punto di vista diverso, ma quello ci permette di capire come, di avvicinarci a come la funzionalità che il sistema informativo deve supportare, come questa funzionalità viene presentata all'utente. In modo che l'utente la capisca, ci arrivi e la usi nel modo corretto. Dopo che ho comprato il libro posso anche monitorare lo stato di avanzamento del mio ordine. Ha già spedito, non pagato, quando arriverà, eccetera. Quindi quando io mi collego al sito, mi collego perché so che ieri ho ordinato qualcosa e voglio vedere se sta arrivando, qual è la data di consegna prevista. Quindi nel momento in cui apro il sito so già che ho quello in mente, vado a controllare gli ordini. Da qualche parte nell'interfaccia ci dovrà essere un bottone per fare quello. E da qualche parte negli activity diagram ci dovrà essere la sequenza di attività che viene fatta quando l'utente richiede quella funzione. Quindi qui siamo a un livello un pochino più dettagliato che presenta all'utente tutte le funzioni che quell'utente potenzialmente può richiedere al sito. Poi non è detto che siano tutte sempre disponibili. Cioè, se io non ho fatto nessun ordine, non posso arrivare a questa funzione qua. Se io non sono registrato al sito, non posso comprare, potrò solo guardare. Allora, questi vincoli di posso, barra non posso fare una certa cosa, sono il compito del diagramma delle attività. L'activity diagram mi dice, ok, il token qua c'è o non c'è? Questa cosa la puoi fare o non la puoi fare? Perché se c'è il token la puoi fare. Se non, il token non è arrivato perché è bloccato per qualche altro motivo, non la puoi fare, punto. Il permesso di fare le cose nel momento giusto, da parte dell'utente giusto, ce lo dice il diagramma delle attività. Nel diagramma di casi d'uso, diciamo, se il diagramma di attività va bene, tutte le possibilità che l'utente ha sono queste. Non è detto che siano tutte possibili in qualunque ordine, in qualunque momento, perché devo innanzitutto verificare i vincoli logico-temporali dati dal processo.
Questo mi permette di, ad esempio, immaginare, di cominciare a disegnare l'interfaccia utente del sistema. Perché io in un punto unico ho la visione completa di tutte le attività che potrà fare quell'utente sul mio sistema. Ne può fare solo 3 cose o ne può fare 27? Allora, dal punto di vista del layout, dei menu, eccetera, cambia. Poi non tutte quelle azioni saranno disponibili sempre, perché magari, appunto, l'ordine non lo posso, lo stato di avanzamento dell'ordine non lo posso vedere se non ho fatto ordini. Però devo prevedere che ci sia. Quindi mi sto spostando dalla progettazione della logica di funzionamento del sistema informativo alla progettazione prima della modalità di interazione, poi vedremo più avanti anche dell'interfaccia utente, delle funzioni stesse. Quindi sto passando dal chiedermi che cosa fa il sistema informativo al chiedermi come fa l'utente a fare queste cose col sistema informativo. E compare per la prima volta esplicitamente un omino, che è l'utente, che in qualche modo è la persona che interagisce col sistema per fare quelle operazioni. Questo lo cattureremo attraverso i casi d'uso, di cui prima impareremo a fare l'indice, il diagramma complessivo di quali sono le attività svolte dall'utente, e poi impareremo a descrivere ciascuno di questi casi d'uso in una descrizione più, più dettagliata. Questo parla di nuovo del modello concettuale. Ma io, vista l'ora, magari rimanderei la prossima volta il modello organizzativo, perché è un discorso un pochino più lungo, quindi vi grazio di 10 minuti.